è stato Carlos Ghosn in persona a barare il debutto ufficiale della nuova talismana, precisando anche che 5 altri modelli verranno lanciati entro la fine dell'anno, ma altri ne seguiranno a breve, come prevede il programma industriale dell'azienda francese. Renault torna così nell'arena del segmento D con Talisman, che debutterà entro fine anno in Francia e poi nel resto d'Europa. Nel programma è inclusa anche una station wagon, adeguata alle dimensioni abbondanti della berlina, che già sfiora di suo i 5 metri di lunghezza. Inutile dire che i motori saranno tutti di ultima generazione, parsimoniosi e rispettosi dell'ambiente, per attrarre e coinvolgere soprattutto le aziende ed i gestori di flotte. Al lancio la gamma sarà costituita da 2 motori benzina Energy con 150 o 200 cavalli. Primo figlio dell'Espace, dunque, Talisman è stata sviluppata sulla stessa piattaforma e sarà prodotta nella stessa fabbrica di Douai, dove sono stati recentemente investiti 425 milioni di euro per garantire la qualità reale e percepibile dei nuovi prodotti della casa. La collaborazione con Daimler si è concretizzata soprattutto su questi aspetti produttivi piuttosto che su componenti della vettura. Anche Talisman usufruirà delle tecnologie multisense per la gestione del telaio. Sono 5 le modalità di guida possibili: Comfort, Sport, Eco, Neutro e Personale, e del 4 Control con 4 ruote sterzanti disponibile su alcune versioni. Tra le novità, un head-up display a colori, sedili anteriori a regolazione elettrica, ventilati e con massaggio, schermo touch R-Link 2 e tanti aiuti per la gestione dell'auto, dal sistema di parcheggio automatico ai controlli ferrei su emissioni e consumi.